tornata qui sul palco per presentarvi il premio Lux. Che cos'è il premio Lux? È un premio di cinema che è promosso dal Parlamento Europeo e dall'European Film Academy in collaborazione con la Cineteca di Bologna e lo sportello Europe Direct del Comune di Bologna. È un premio che è nato nel 2007 e ha due obiettivi. Uno, quello di valorizzare i creativi e i professionisti del cinema che hanno la capacità di raccontare i temi cari all'Europa, i nostri temi, quelli dell'attualità, e l'altro è quello di promuovere le cooperazioni fra paesi, quindi coproduzioni. Ogni anno si arriva ad avere dei 5 finalisti grazie a una giuria d'eccezione. Quest'anno la grande sito www.luxaward.eu/it. I 3 finalisti di quest'anno, di solito sono 5, si possono votare da 1 a 5 punti. Perché votare? Innanzitutto vi farò venire voglia di vedere questi film super premiati che sono arrivati in finale, ma anche perché si può vincere un viaggio, anzi 2 viaggi. Uno a Bruxelles per vedere la finale del premio Lux, quello dedicato al pubblico, e l'altra per andare a Berlino a vedere l'European Film Award, dove vengono premiati i migliori film europei. Chi sono i finalisti di quest'anno? 3 titoli che vi vado subito a raccontare. Allora, le votazioni sono sino al 23 maggio, si può votare da 1 a 5 stellette, 2 sono possibili, si possono vedere interamente su MyMovie, e sono Collective di Alexander Namau, è un'inchiesta agghiacciante sulla sanità rumena, è un film che è stato candidato come miglior film straniero e come miglior documentario, un film rumeno e lussemburghese, ed è stato candidato agli Oscar 2021 con grande applauso. L'altro film che potete trovare interamente su MyMovies è Corpus Christi di Jan Komasa. È una storia molto pungente, piena di contraddizioni, di un ragazzo che vuole fare il sacerdote ma non riesce per tutta una serie di disagi nel sistema giuridico polacco, e una produzione franco-polacca. Anche questo è stato candidato agli Oscar come miglior film straniero. Infine c'è Un altro giro di Thomas Vinterberg, che è il film che, oltre ad essere stato finalista a Venezia 76 al Festival, ha vinto come miglior film straniero agli Oscar. Quindi 3 di quelli che sono stati definiti i migliori film europei di quest'anno. È una storia molto particolare anche questa, ci sono dei prof annoiati che vogliono portare avanti una teoria, non so se l'avete mai sentita, è quella dell'ebbrezza, secondo la quale dovremmo avere sempre un po' di alcol in corpo per fare le scelte giuste, cioè siamo nati con troppo poco alcol e quindi se beviamo un po' tutti i giorni forse facciamo delle scelte migliori, chissà. Chissà se è vero, ma è una teoria vera, giuro, è una teoria norvegese. Il film è un film danese, svedese e olandese, miglior film straniero agli Oscar 2021. Vediamo questo brevissimo trailer con questi 3 finalisti. Findes en norsk filosof. Han mener, at mennesket er født med en halv promille for let. Bomba biologica in spitale nei romanesi desinfettanti folosit in Midefeld operatie sunt de fapt apă de ploaie. Che de bug da nas move.
Ah, meno, entro l'11 aprile, va bene, avete meno tempo, niente, meno tempo per votare. Quindi www.luxaward.eu/it, da 1 a 5, spero vi sia venuta voglia di vedere questi tre film che, devo dire, sono strapremiati in tutti i festival europei. Potrete vincere quindi le partecipazioni con viaggio al Lux Pubblico, all'European Film Award. Io vi lascio con un videomessaggio che... è un messaggio di speranza, oserei dire, della Presidente della Commissione per la Cultura e l'Istruzione del Parlamento Europeo, Sabine Verheyen, che cerca di dare forza a tutti coloro che fanno parte del settore del cinema e della televisione, che hanno sofferto molto in questo periodo e che stanno lentamente ricominciando a lavorare. E tanti professionisti oggi sono qui al lavoro e credo che veramente anche questo sia un simbolo di speranza dopo il 1° maggio e il primo evento live, quindi lo ripetiamo, grazie a voi per aver partecipato e vi chiudo con questo videomessaggio. Dear European cinephiles, it's a pleasure to speak to you in my role as Chair of the Committee on Culture and Education of the European Parliament at the launching event of the Lux Film Days. The Lux Award is one of the most beautiful projects to support our cultural diversity from the European Parliament that has been steadily evolving since 2007, and we are very proud of that. Since then, the European Parliament has been supporting the European film sector through this award, and it has been promoting the distribution of European films. European cinema is a reflection of our society. It is one of the easiest ways to communicate European values such as equality, freedom of expression, and democracy. Although culture differentiates us, it is at the same time a unifying and connecting force. It creates bridges between very different European countries. The Lux Award is a perfect example for this phenomenon. At the same time, the films mirror the unique technique of their countries. Lux has helped to support great European film productions across Europe by making the diversity of European films more visible and accessible to European citizens. For 14 years already, we have been celebrating great stories of Europeans for Europeans. Content were shut down almost completely within a few days all over Europe. Therefore, the Lux Award is even more important in supporting European creativity and the diversity of the European cinema industry. European cinema is crucial for the preservation of our cultural diversity. It is systematically relevant, especially now. The Lux Award is a step forward at this time to promote European productions and support the work of artists who have been hit hard by the corona crisis. In light of the effects of the pandemic, we must give our best to protect European creativity and cultural diversity. Normally, we would show the nominated films in cinemas across Europe. However, the pandemic prevents such screenings, as our beloved cinemas must remain closed. Throughout the pandemic, we could observe a shift to digital alternatives, such as streaming. Because of the situation, you can watch this year's finalists online as well. I'm happy that we can share the Lux Award from now on with more Europeans. The audience can vote for their favorite films online. This will even further improve the visibility of European cinemas. We ask you, ladies and gentlemen, to be part of this award and join us on this journey. Films establish a connection between the artist and the audience. We want to even go a step further and also strengthen the connection between citizens and Europe. Therefore, we think it is crucial to give citizens the chance to decide over the award winner jointly with the European Parliament. This year, three remarkable films of great artistic quality were nominated for the award by the European Parliament and the European Film Academy. Two finalists, another round by director Thomas Vinterberg, as well as
This clearly shows that artistic greatness that European cinema has. All three films are very different from each other, but they all touch upon political and social challenges Europe faces today. And I believe the three finalists portray well the richness and diversity of European film culture. To begin the Lux Film Days, I invite you to embrace and benefit from this cultural richness European film culture has to offer. Until May the 23rd, you can watch, enjoy, and vote for the brilliant finalist films online. Please do not forget to value the films with your stars. The winning film will be announced on June the 9th during the award ceremony at the European Parliament. I wish you a joyful time watching the films now.